sapere come spendere, come farlo aiutare e così non tornare, ha perfettamente ragione. Purtroppo oggi questa è la politica. Prego, consigliere. Alla fine voteremo magicamente come l'altra volta, voteremo tutti quanti con una bel sì, con una, senza entrare magari nel mezzo di qualche questione. Devo dire che se il nostro piano sociale, caro assessore Valerio, è più importante economicamente di quello degli altri ambiti, è perché ci sono un bel po' di residui rinvenienti da altri, dalla precedente praticamente programmazione, e questo è il sintomo di una, passatemi il termine, di un fallimento della gestione precedente di questo problema in buona sostanza. Molto di questo è dovuto sicuramente ai continui cambi di gestione, perché sarebbe ingiusto anche addossare la responsabilità a ogni singolo assessore che si è succeduto, ma sicuramente la frequente rotazione in quell'incarico non ha giovato a chi doveva usufruire di quei servizi. Questi sono i danni, i cosiddetti danni indiretti della politica, che sembra che ci sia qualcuno dall'alto che provochi, invece no, sono assolutamente provocati dalla politica. Ha ragione il consigliere Fortunato quando dice che alcuni interventi, e ne abbiamo fatti di commedie e di battaglie su quella vicenda dell'assistenza indiretta personalizzata, che non ancora uno è stato soddisfatto e diversi sono morti, non prima che muore qualcuno, diversi sono morti. È qualcosa che, quello che voglio dire di questo piano, vedete, che può essere sicuramente un buon piano, sicuramente ha previsto quasi tutto quello che c'era da prevedere, però bisognerà vedere poi, e questo lei forse dirà prontamente, questo è il compito di chi verrà dopo, bisognerà vedere se poi queste risposte saranno date, se questi servizi saranno erogati, perché 6 milioni e mezzo di residui significa semplicemente che c'era da una parte chi stava male, quindi una domanda di aiuto, una richiesta forte di aiuto, dall'altra parte c'era chi doveva dare queste risposte e in mezzo c'erano dei soldi, un bel gruzzolo di soldi, di 6 milioni di euro che potevano andare a alleviare qualche bisogno, a dare qualche risposta, ma non è stata data. Questo è il fallimento della politica. Non è che c'è da girarci intorno, questo significa che c'è stata una politica che ha fallito in quel compito che le era stato assegnato. E se qualcuno è andato in sofferenza più di quanto poteva andare grazie alla fase congiunturale, noi ci abbiamo messo del nostro, perché non siamo stati capaci di spendere quelle risorse, perché spesso, vedete, ci nascondiamo noi politici dietro la parola non ci sono fondi, non ci sono fondi, che possiamo fare? Spesso però non è vero, perché qui stiamo parlando di 6 milioni e mezzo di euro che erano disponibili per dare delle risposte, ma risposte non mi sono arrivate, nonostante le domande c'erano ed erano assolutamente importanti e pertinenti. Mi verrebbe anche da dire che, ad esempio, vorrei, questa è la mia curiosità personale, questo piano di zona è stato preparato dalla Guardia di Lame come assistenza tecnica. Volevo capire, non discuto il lavoro perché ripeto, ritengo che siano sicuramente più capaci e più preparati di me, quindi è discutibile questo, però vorrei capire con quale criterio si è scelto, ad esempio, che fosse il Galle di Lamia e non il Colle di Lamia più che il Galle. Cioè, ritengo che per una per un qualcosa di così importante anche economicamente, forse le procedure di evidenza pubblica sarebbe stata la scelta più opportuna, però magari ci sarà una risposta diversa, che è una mia curiosità
personale proprio. E soprattutto volevo far notare anche qualcos'altro, perché spesso qui non si parla in termini politici, non parliamo di politica, però mi dà anche fastidio, ma voglio sottolineare che ancora oggi probabilmente ci sono problemi di carattere politico, perché forse numericamente non è che ci siamo. E mi viene da pensare, da dire, bene, in questi casi che si fa? In questi casi ci sono 15 milioni di euro per dare delle risposte a delle persone che hanno evidentemente bisogno. La risposta qual è oggi? Fare politica e dire me ne frego dei tuoi bisogni? Con quale risultato? Che magari chissà fra quanti giorni, perché ormai è chiaro, si è capito che quello che doveva essere un percorso politico, cioè non è possibile che mancano 10, 15, 19, 20, 25 volte il numero legale e non si trae una conclusione che è quella di dire è purtroppo un fallimento politico, ci abbiamo provato, ci ho provato e traiamo le conseguenze. Qui ci sono problemi di una città, ci sono problemi di una comunità. Ripeto, questa non è un'accusa, non può essere un'accusa, può essere una semplice riflessione su quelli che sono i dati, su quelli che sono i fatti. Su questi temi ritengo che non ci debba essere, io credo che il consigliere comunale, io credo che chi fa politica non dovrebbe fare una sorta di guerra all'avversario e quindi dal giorno dopo le elezioni avere l'obiettivo fisso che è quello di cercare di ogni modo, ogni maniera per abbattere l'avversario. Io credo che nell'ambito delle proprie capacità, competenze, voglia, passione si debba contribuire alla soluzione dei problemi anche facendolo l'opposizione, che è quella di sollecitare, di pungolare, di controllare, perché è un'operazione assolutamente importante anche quella, affinché si diano risposte più immediate, migliori, più efficienti. Mentre ne vedo poca di questa volontà, di questa voglia. C'è una. Noi abbiamo fin dall'inizio cercato di guardare i temi e quindi di votare sì, votare no a seconda di quella che era la posizione, però dall'altra parte abbiamo sempre visto che c'era un comportamento di vecchio schema politico, che è quello rigoroso di un muro, di una. E alla fine abbiamo dovuto renderci conto che purtroppo forse è questo quello che si vuole, quello che oggi viene. Io sarei curioso di vedere se c'è questo benedetto numero legale, sarei felice se ci fosse, ma voglio chiedere a tutti quanti, nel caso non ci fosse il numero legale, oggi che facciamo?
sui minori di proprietà di strutture protette. È un argomento abbastanza delicato perché è più di competenza da una parte della magistratura, perché molte famiglie, i bambini devono essere allontanati dalle famiglie. Ma io l'ho specificato. Se hanno già vissuto famiglie per problemi di violenza o di quant'altro, è inconcepibile che gli stessi possano stare ad uscire, quindi dici. Mentre però una risposta positiva gliela posso dare perché, come dicevo prima, in questi anni di strutture, anche per minori che non hanno questo problema, quindi che hanno la necessità di stare vicino alle famiglie, ne sono nate a uscire nel nostro ambito, nella nostra provincia. Anche per questo, una risposta al consigliere Fortunato, abbiamo inteso potenziare l'affido, perché una società evoluta come la nostra città, come il nostro ambito, deve pensare, a prescindere da quello che è il guadagno per le rette che il comune non pagherebbe per gli eventuali affidi, è sicuramente cercare di creare una rete di servizi, di affetti tra singole famiglie che nei piccoli comuni c'è sempre stato. Quindi l'affido condiviso, l'affido familiare per un mese, per due mesi, per il tempo in cui la famiglia è in difficoltà. Penso anche ai bambini che hanno forse un genitore, entrambi i genitori, chi in comunità per riabilitarsi, altri perché forse sono in carcere. Quindi abbiamo anche questi casi. Quindi l'eventuale la possibilità dei familiari più prossimi, oppure dei vicini, o di amici, di famiglia, di prendersi cura dei bambini nella fase di difficoltà in cui i genitori sono lontani, è sicuramente la nostra prima opzione. Ma questo poi, come tutti ben sappiamo, ha a che fare con la nostra, con il nostro comune e con i nostri principi. Però se l'amministrazione pubblica riesce a imputare su quel capitolo delle risorse che danno la possibilità alla famiglia che ha la volontà, ma forse ha la difficoltà economica di sostenere un eventuale altro bambino o bambini, di dargli eventuali indennità, parliamo di qualche centinaia di euro al mese, non parliamo di migliaia di euro, sicuramente il tutto potrà avere un successo maggiore. Per quanto mi collego a quello che ha detto il consigliere Tutolo sull'importanza del piano di zona, a me, io lo dico molto anche ai miei colleghi di consiglieri, a volte in campagna elettorale, da qui a breve, il passo sulla breve, molti fanno una corsa a venire qui per sedersi su queste poltrone nella forma che hanno fatto, però a volte noto anche la corsa durante la trattazione degli argomenti a scappare e non potrei. E questa, come le ha ben detto, è una questione di personale, di responsabilità propria. Perché poi è difficile scendere giù da questo comune e guardare in faccia i cittadini che vengono a chiedere un aiuto per un problema oggettivo che hanno. Però questo ha a che fare con ognuno di noi. Per quanto concerne il Gran Meridano, perché il Gran Meridano? Il Gran Meridano perché dopo una fitta corrispondenza con l'assistenza tecnica regionale, quando avevamo il problema della costruzione dell'ufficio di piano, l'ultimo anno è stato un buon anno perché alcuni sindaci nuovi che hanno sostituito i vecchi sono venuti col piede giusto, perché proprio i sindaci che venivano da un decennio di sindacato, quindi che hanno convissuto con la fase dell'ideazione della nascita del piano in zona, erano quelli più restii, perché qui lo dico, molti sindaci dicono, assessore, io sono sim, assistente sociale, e sono tutti, la legge non te lo dice, però nei piccoli comuni queste figure a volte, se voi pensate che alcuni comuni non hanno un assistente sociale, con un dovere istituzionale, previsto per legge, questo per capire a volte quella che può essere la deformazione dell'incarico. E quindi il calendario perché? Uno perché è stato un incarico fiduciario dato dal responsabile dell'ufficio di piano, perfettamente condiviso dal coordinamento istituzionale e dal presidente del coordinamento istituzionale. Perché? Perché è un incarico sotto soglia. Se pensiamo a quanti incarichi tecnici noi abbiamo e alle parcelle che paghiamo, pensare di assisterci per un anno nella fase della rendicontazione e nella fase dell'ideazione, della concertazione del piano, della redazione del piano, spendere in mano qualcosa per una programmazione di 15 milioni euro, 39 mila euro, giù di lì, ma sono lo 0,000 periodico. Dato che l'impegno era quello di stare sotto soglia, abbiamo un regolamento che ci dà la possibilità
ai dirigenti, agli incarichi fiduciari, e Caugala abbia avuto altre esperienze di condivisione sui percorsi partecipati di vita comune, sui percorsi di sviluppo, che ci ha dato la possibilità anche di avere un finanziamento molto molto corposo su un vecchio edificio comunale, quale sarà l'Accademia, che dopo 40 anni inizierà a rivedere la propria luce, e quindi dare ad un micro quartiere del centro storico un futuro diverso, un futuro partecipato, non un ghetto, che diciamo tra di noi, Santa Caterina negli ultimi 30 anni è stato un ghetto, il ghetto di chi andava lì, occupava la casa, di chi era un senzatetto. Oggi con questa operazione, che speriamo di completare con il primo piano, con il nuovo bando delle infrastrutture, sicuramente darà nuovo lustro agli abitanti di quel quartiere e sicuramente una nuova ottica, un nuovo modo di vivere quel quartiere sicuramente. Se non ci sono domande, io ho esaurito la risposta. Grazie assessore, prego consigliere Di Sarnia. Grazie presidente, no, sarò brevissimo, anche perché sono citato, diciamo, l'assessore Valerio, così dico. Il problema non è la spesa che si deve sopportare per diciamo, questo supporto tecnico da parte del Grande Rinaldo, non credo sia questo il punto. Il punto viene un altro. Il Grande Rinaldo può essere anche il numero uno sotto l'aspetto tecnico a fare questo tipo di attività, ma è un messaggio, almeno io la penso così, che deve essere forte e chiaro, ma tutti chiaro, sempre e comunque. E questo è l'approccio che io, ma credo che anche il consigliere Tutolo questo volesse dire prima. Quindi il problema non è sotto l'aspetto della spesa che viene sostenuta a causa, diciamo così, di questa attività, di questo ausilio tecnico di Grande Rinaldo, ma è una questione proprio di principio. Bando di gara sempre comunque, anche perché bando di gara può significare anche migliore selezione, quindi può venire fuori ancora Grande Rinaldo come vincitore, se è davvero il numero uno, oppure può venire fuori una struttura tecnica ancora migliore paradossalmente, no? Quindi sono questi due aspetti, trasparenza e scelta migliore possibile, è una questione proprio di principio. Altro aspetto, chiudo presidente, sotto l'aspetto politico, Fabio, ti do del tutto, è vero, sono argomenti così tanto importanti che toccano anche la coscienza di ciascuno di noi, e probabilmente non è nemmeno il caso su un argomento come questo di metterla sul piano politico, non rimane, cioè, il problema però è che è un dato di fatto, e poi alla fine se l'opposizione rimane in aula fa la stampella, se esce fuori con lo scambetto la maggioranza non c'è, allora va la valutazione va fatta nel suo complesso. Un argomento del genere è talmente tanto importante che poi va inevitabilmente anche ad investire il futuro, non è soltanto oggi, non è soltanto oggi, da oggi in poi, da oggi in poi. Quindi ecco perché, se bene uno non può fare a meno di notare che comunque l'assenza rimane una maggioranza, c'è, cioè, per cui oggi senza maggioranza questo accado così importante non passa, non passa. Questo uno lo mette in evidenza non per prendersi dei meriti o chissà per quale motivo, ed è per questo che probabilmente può apparire anche superfluo farlo questo ragionamento, ma siccome già sappiamo come funziona in questa città, no? La stampella. Non è così, non è così. Ci sono degli argomenti molto importanti come questo in cui non esiste la maggioranza e la minoranza, ma esiste un altro tipo di approccio. Grazie presidente. Prego, grazie consigliere Di Battista. Di Battista, non mi so perché vedo un consigliere che fa un segno di parlare. A un minuto, consigliere Battista, già aperto la parola. Niente, assessore, io non ho parlato delle situazioni di disagio perché erano stati allontanati questi bambini, mi è compresso, però immaginiamo, noi siamo un po' tutti quanti pari, immaginiamo un po' dei bambini di 6-7 anni che vengono allontanati totalmente dalle famiglie da cui vengono, o addirittura dei quartieri dove abitavano. Io avevo soltanto suggerito lì, che è una persona molto attenta, che sicuramente se sono allontanati perché ci sono stati problemi di genitori, non certo problemi collegati ai nonni, alle zie, o addirittura, perché l'ho constatato con le mie mani, che persone che abitavano in quel quartiere mi hanno chiesto, ma questa bambina dove si trova, anche se vorremmo andarla a trovare? E io gli dissi che stava a Lecce, e per quella signora era un problema immenso a darci, visto e considerato che nell'amministrazione la parte
noi due lavoravamo questa situazione. C'era questa struttura bella che è stata fatta su Via Foggia, carreggiata da un grande uomo, ripeto, un grande uomo che sicuramente tu ci hai parlato personalmente con il padre Michele Paolis. Io dicevo soltanto se ci poteva essere uno sforzo, io ho capito che qui vengono assegnati dei giudici, per la volta c'è, ma mettere in vista anche queste strutture che noi abbiamo, questo dobbiamo cercare di fare, di avvicinare questi bambini e far capire anche alla struttura giudiziaria, di avvicinare per partire. Allora, mettiamo il caso che 4-5 consiglieri, presidente, sindaco, vogliono recarsi a fare visita, magari non c'è un prestito, a ascoltare questa lì, cosa ci trovano, cosa capisci, forse una cosa bella, stare vicino. Grazie. Grazie, consigliere Petrucci. Chi altro deve intervenire? Prego. No, nessuno. No. Prego, consigliere, tutto lo faccio la sua dichiarazione. Io siccome ribadisco questo concetto di questa valutazione politica che stiamo facendo, no? Siccome certamente verrà fuori un comunicato da parte del comune, o meglio da parte della struttura di cui si è dotato il comune, quindi del portavoce del comune, anche su questo argomento, se gentilmente nei doni si facesse presente, questo lo dico al sindaco naturalmente, visto che il suo portavoce, se si facesse Grazie, sì. Unanimità. Allora,